Ciao, hai una bellissima mansarda, solo un po' buia, quindi vorresti aprire un foro sul tetto per installarci un velux, un lucernario? Sei sicuro di poterlo fare? In questo video ti illustro uno degli ultimi articoli che ho scritto sul mio blog riguardo a tale tema. Affronteremo due aspetti. Uno sono le problematiche strutturali, e l'altro è capire quale titolo edilizio serve per aprire un foro nel tetto. Comincerei con il definire che cos'è un lucernario. Ti riporto la definizione Treccani. Treccani dice che un lucernario è una superficie a vetri disposta sia in piano sia con inclinazione variabile allo scopo di dar luce e aria a degli ambienti sottostanti. Quali problematiche strutturali bisogna affrontare per aprire un foro nel tetto? Chiaramente cambia molto a seconda del tipo di solaio di copertura. Le strutture possono essere molto diverse. Le principali tipologie che possiamo incontrare in Italia sono i classici tetti in legno, che possono essere formate da travi in legno e un tavolato sempre in legno, oppure tra le travi in legno potrai trovare dei tavelloni in laterizio. Altro solaio tipico, sia nelle costruzioni rurali sia nelle abitazioni, sono i solai in travetti varese, fatti di calcestruzzo prefabbricato di qualche anno fa, e tavelloni che si appoggiano sugli stessi. Infine, ti ho riportato il classico solaio che puoi trovare anche in edifici moderni, è un solaio a travetti prefabbricati, tralicciati, con pignatte che si appoggiano fra di loro. Dal punto di vista strutturale, sono dei solai completamente diversi fra di loro. In sismica, cioè come risposta al terremoto, distinguiamo due tipi di solaio: il solaio deformabile e il solaio rigido. Qual è la differenza fra un solaio deformabile e un solaio rigido dal punto di vista sismico? Molto semplicemente, un solaio rigido ripartisce le forze orizzontali sismiche tra gli elementi verticali portanti, che possono essere pareti in muratura portante, oppure pilastri o pareti in cemento armato, li ripartisce in base alle rispettive rigidezze di questi elementi. Elemento, se invece abbiamo un solaio deformabile, le forze orizzontali si ripartiscono in base ai pesi che ogni elemento verticale porta. Per chiarire meglio, il solaio rigido riesce a far collaborare meglio fra di loro gli elementi portanti verticali, facendo rispondere meglio la struttura a un eventuale terremoto. Detto questo, puoi capire che aprire un foro in un solaio rigido è più complicato, o meglio, bisogna avere più accortezze dal punto di vista strutturale che non aprirlo in un solaio in legno, per esempio, deformabile. Banalmente possiamo vedere, no? In un solaio di questo tipo, se io vado a tagliare via il pezzo di tavolato che c'è fra i due travetti in legno per montare il nuovo lucernario, probabilmente avrò un attimo da avere, dovrò fare sicuramente mettere delle accortezze dal punto di vista statico, ma dal punto di vista sismico, essendo deformabile, non mi cambia niente, quindi non ho queste problematiche. Diverso è l'aspetto, per esempio, se lo devo fare, è diverso il discorso se lo devo fare in un solaio a travetti e pignatte, dove sopra magari ho anche una soletta di 4-5 cm di calcestruzzo collaborante. A questo punto, tra l'altro, per aprire un lucernario probabilmente sarà necessario anche tagliare un travetto del solaio, in quanto la distanza fra i travetti tralicciati di solito sono 38-40 cm, una misura molto piccola per poter realizzare un lucernario. Quindi qui è necessario che il progettista strutturale studi bene l'intervento, sia dal punto di vista statico sia dal punto di vista sismico. Per aprire il foro, quindi, è necessario studiare dei idonei provvedimenti dal punto di vista strutturale. In Emilia-Romagna abbiamo una normativa, la DGR 2272 del 2016, che individua
gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Sono interventi per i quali non è necessaria la presentazione di una pratica sismica. Nel nostro caso, per quanto appunto stiamo guardando in questo momento, ci sono due punti che riguardano appunto la realizzazione, la chiusura, la modifica di aperture nel singolo campo di solaio o di copertura. Il primo punto è relativo a superfici, cioè aperture con superfici minore di 1,50 m. E il secondo invece riguarda aperture che possono arrivare fino al massimo di 3 metri quadrati. Qual è la differenza fra i due? Vediamo qua un codice L1, un codice L2. L1 significa che è sufficiente allegare al titolo edilizio, oltre a un'asseverazione, anche un elaborato grafico che individua dove avviene questo intervento e che dimostri il rispetto del parametro, quindi in questo caso della misura che è minore appunto di 1,50 m, mentre nel secondo caso, cioè se abbiamo un'apertura che è maggiore di 1,50 m ma è minore di 3 metri quadrati, dobbiamo presentare oltre all'asseverazione dell'elaborato grafico anche una relazione. Questa relazione deve dimostrare, oltre al rispetto dei requisiti dimensionali, in questo caso. Bisogna dire, dimostrare che l'apertura non modifica la resistenza e la rigidezza degli orizzontamenti. Se riusciamo a rientrare in questi due casi in Emilia-Romagna, non è obbligatorio presentare una pratica sismica. Comunque, ti consiglio assolutamente di incaricare un tecnico specializzato in progettazione strutturale per la progettazione, la direzione e lavori di queste opere, perché comunque sono opere strutturali. Prima di parlare del titolo edilizio, ti segnalo che iscrivendoti alla mia newsletter potrai scaricare, iscrivendoti alla mia newsletter, tre ebook gratuiti, tra i quali anche questo, che è come prepararsi al prossimo terremoto, che contiene alcune indicazioni, notizie utili su come comportarsi prima, durante e dopo una scossa sismica. Purtroppo non siamo in grado ancora oggi di prevedere in maniera precisa dove e quando arriverà un forte terremoto, quindi le uniche due modalità che abbiamo per difenderci è migliorare sismicamente il nostro immobile e conoscere e anche, diciamo, anche provare queste situazioni, conoscere cosa fare durante un terremoto e addestrarci in questo in maniera tale da essere pronti, si spera che non capiti mai, ma sono le uniche due modalità che abbiamo per difenderci. Gli altri due ebook riguardano uno le lesioni o crepe negli edifici e l'altro su come aprire una porta in un muro portante. Quindi, quale titolo è necessario? Per aprire quale titolo edilizio è necessario per aprire un nuovo lucernario. Qui in Emilia-Romagna varia da comune a comune. Cioè abbiamo visto che abbiamo appunto la DGR 2272-2016 e che quindi se il nostro intervento ricade in questi due punti può essere considerato, è considerato intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Però non tutti i comuni accettano la semplice presentazione di una CILA, comunicazione di inizio dei lavori asseverata, in quanto comunque l'apertura è un'apertura sul tetto, quindi sull'involucro esterno, quindi anche se ne rientra negli IPRIPI, alcuni comuni richiedono la presentazione dello stesso della SCIA, segnalazione certificata di inizio attività. Quindi concludendo, comunque la prima cosa in assoluto che devi fare se stai pensando di aprire un lucernario sul tuo tetto è di contattare ed incaricare un ingegnere specializzato in progettazione strutturale che valuterà la possibilità di aprire appunto questa apertura. Non dimenticarti di iscriverti al canale in modo da essere avvisato dell'uscita di nuovi video e seguimi sul canale Telegram. Nella descrizione troverai anche il
link per leggere l'articolo completo sul mio blog. Ciao, a presto!